Dottor Urbano, lei a luglio presenta al Comune di San Severo questo progetto. La pet therapy è ormai acclarato che dia dei risultati anche importanti. Portarla a San Severo e coinvolgere l'ASL, ma coinvolgere i vertici delle ASL, significa partire con un progetto che avrà una sostanza importante sul territorio. Sì, io ho scommesso molto su San Severo anche perché, ripeto, io la considero la mia città e ritengo, considerate che il progetto è mio, voglio far sì che la base principale sia proprio San Severo, ma questo progetto non è solo la pet therapy, è la formazione e anche l'eventuale costruzione di una masseria sociale. Tutto per dare dei risultati alla cittadinanza, ma anche per creare posti di lavoro, sempre, ripeto, con le persone che vogliono fare questo tipo di lavoro, non come un lavoro, ma come missione da portare avanti. Perché tengo molto a queste categorie. E voglio che davvero ci sia aiuto a queste categorie a differenza di altre. Prima si parlava dell'aumento dei numeri di bambini autistici, no? E sta diventando quasi una piaga sociale. Noi abbiamo avuto su San Severo 3 incontri organizzati sull'autismo. La pet therapy interviene su questa tipologia di problema e interviene con dei risultati anche essi verificabili e importanti. Assolutamente sì, noi abbiamo fatto altri step, 2 step a Foggia e 1 a Cerignola, che ha dato risultato, ripeto, che sfiorano il miracolo in alcuni casi e in altri risultati eclatanti, certificati dai professionisti, ma soprattutto dai professionisti ancora superiori che sono i genitori.